Dopo gli 80 euro in busta paga, Matteo Renzi lancia la campagna del taglio delle tasse, una riduzione del fisco mai vista prima, promette il Premier all'Assemblea del Partito Democratico riunita all'Expo. Nel 2016 elimineremo noi, perché gli altri hanno fatto la finta, lo hanno detto e poi lo hanno rimesso, la tassa sulla prima casa, l'IMU agricola e l'IMU sugli imbollunati. Nel 2017 interverremo sull'IRES e sull'IRAP per sostenere la competitività dell'azienda e nel 2018, questo sì, prima della campagna elettorale, la conclusione di questo percorso con gli interventi sugli scaglioni IRPEF e sulle pensioni. La nuova campagna di Renzi è nel nome del taglio delle tasse. In questo modo il Premier cerca di recuperare il consenso perduto negli ultimi tempi, soprattutto su immigrazione e scuola, con un duplice obiettivo: arrivare con il vento a favore nelle comunali del 2016 e poi nelle politiche del 2018. Complessivamente si tratta di interventi di riduzione fiscale per 45 miliardi di euro in 3 anni e già si lavora su come e soprattutto dove trovare le coperture finanziarie. Ma in cambio il Premier chiede l'approvazione delle riforme, un messaggio rivolto alla minoranza del suo partito ma anche a Forza Italia. Rifarei il patto del Nazareno, ribadisce Renzi, che non chiude la porta a possibili future intese. Dico riforme costituzionali perché senza le riforme costituzionali casca anche il castello che ci può permettere di avere una maggiore flessibilità e di poter investire sulla riduzione della pressione fiscale nelle forme e nelle modalità che vi ho raccontato.